Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo del giorno del ricordo. Il Consiglio regionale, il 10 di febbraio, come di consueto, ha tenuto una seduta solenne in trasferta in un luogo simbolico che ricorda l'esodo giuliano-dalmata anche in Toscana ed è la Terina. Nel ventesimo anno dall'inizio della celebrazione del Giorno del Ricordo il Consiglio regionale della Toscana si è trasferito nel Teatro comunale di Laterina dove si è tenuta la seduta solenne. A Laterina sono conservate le baracche del campo profughi degli esuli Giuliano Dalmati, costretti a lasciare le loro case in Jugoslavia solo perché italiani. Le baracche sono state visitate al termine della seduta con la deposizione di una corona. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe, i tanti cittadini dalma, triistriani che hanno dovuto lasciare le loro terre. Per l'atrocità eh, conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo che era un vecchio campo di concentramento che li ha accolti per tanti, per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare perché quello che è accaduto la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, eh, la, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai. Nel momento in cui non ci sono eh, le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ai ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare si può lavorare per costruire pace. E oggi, oggi. Abbiamo bisogno di pace. Qui a Laterina sono arrivati tantissimi profughi. Nel 48-49 erano circa 3.000 profughi, con una popolazione del comune di 3.300 abitanti. Quindi si può capire anche quale sia stato l'impatto. Eh, questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i Laterinesi. Si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza. E il dramma delle foibe che da altre parti è passato sicuramente inosservato. E non, eh, e non ricordato per tanti anni, qui alla Terrina era ben presente. Molti sapevano i problemi che queste persone avevano vissuto, il dramma di aver abbandonato le proprie case e eh, trovarsi a vivere in un campo profughi con condizioni che sicuramente non erano quelle di un'abitazione che avevano prima del, del loro esodo. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004 questi 20 anni di celebrazione è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie e con i suoi scritti perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli e quindi onorata di essere qui. Il, I miei genitori sono stati privilegiati in quanto erano statali e quindi praticamente hanno continuato a lavorare, ma un contadino che abbandonare di colpo la terra e trovarsi in un campo a non far nulla perché non c'era possibilità. Era di una, una cosa, sono morti di crepacuore diversi. Il contadino, noi dobbiamo immaginare che quella volta, beh, basta vedere qua come è cambiata la popolazione qui, la maggioranza erano contadini quindi e i comunisti facevano di tutto per non farci andare via. Tant'è che normalmente, dato che il trattato di pace prevedeva che potevano andare via chi era di lingua madre italiana, fi finivano per dire di sì magari al marito e non alla moglie. Si arrivò qui a circa 2.000 persone che vissero in quegli anni nel campo eh, di Laterina. Una realtà importante che vide dei problemi non di poco conto, come ad esempio quello dell'occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria, proprio per dare la possibilità di avere un lavoro, una occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui, che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire alla Terina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Un giorno molto importante per la Toscana e non solo, un dramma per troppo tempo dimenticato, una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane, non soltanto nel dramma delle Foibe, ma anche nell'esilio ed è corretto, è doveroso. Mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne alla Terina, una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini avere sofferto. Bisogna ricordare non soltanto il dramma delle foide, non soltanto le, i morti, ma soprattutto. La sofferenza che molte persone hanno portato con sé. Ovviamente scappare, dover abbandonare le proprie abitazioni per cercare rifugio da paura di quella tortura, di quel comportamento inumano che hanno subito molti nostri connazionali deve rimanere sempre presente nei nostri ricordi. L'alluvione che ha colpito la Toscana centrale nel novembre 2023. Una normativa varata dall'organo legislativo amplia la platea di coloro che possono chiedere rimborsi anche per beni mobili. Fino ad un massimo di 3.000 euro a nucleo familiare, anche per i beni mobili, sarà il contributo straordinario forfettario a sostegno delle famiglie che hanno subito danni a causa degli avversi eventi meteorologici del novembre 2023. Il contributo è finalizzato al ripristino o alla sostituzione dei beni danneggiati. L'atto che ha ricevuto il sì unanime dell'Aula con 32 voti favorevoli è stato illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti. Il contributo regionale sarà cumulabile con analoghi contributi di fonte nazionale, si rinvia poi ad una delibera della giunta per la definizione di criteri e modalità della procedura di contributo e si rinvia invece per l'individuazione dei beneficiari del contributo alla domanda di ricognizione e richiesta danni da presentata sul portale regionale dagli interessati abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che eh, se hanno avuto dei beni mobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato eh, subito il, il bene, quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone, e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente ma che è già qualcosa di importante a fianco a questo il, i 12 milioni per le imprese dove la regione si fa carico di tutta la parte strutturale istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, camere di commercio, confartigianato, cna che stanno seguendo le domande quindi da questo punto di vista la regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. L'Aula ha votato all'unanimità anche un ordine del giorno collegato alla legge, affirma Ilaria Bugetti, Elena Meini e Vittorio Fantozzi, che dà un indirizzo al regolamento della Giunta per chiarire le modalità di presentazione delle domande e per capire la tipologia con cui vengono erogate le risorse. Sarà nostro dovere provare a sburocratizzare il più possibile la richiesta di risarcimento anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine non, che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi, se la regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possano essere erogate. Voglio ricordare che eh, le province sono, sta, sono passate da 5 a 7, quindi Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Carrara. Pisa e Livorno, esatto. Quindi, a mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il Platon, più persone riescono a fare la domanda e miglior servizio avremo leso alla nostra comunità. Parliamo di geotermia, l'energia del sottosuolo che vede la Toscana come sempre in prima linea e pioniere in questo settore. È stato richiesto e approvato a maggioranza d'Aula la proposta di risoluzione che impegna la Giunta di chiedere a Elen Green Power di presentare il piano industriale. Approvata in aula a maggioranza la proposta di risoluzione che chiede alla giunta regionale di avviare in tempi rapidi il percorso impegnativo e delicato per chiamare Enel Green Power a presentare il proprio piano industriale sulla geotermia. Il consigliere regionale Andrea Pieroni nell'illustrare l'atto che ha ricevuto 29 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega e due contrari, Movimento 5 Stelle, ha detto che la scadenza per chiamare il concessionario a presentare il proprio piano di investimenti è il 30 giugno 2024, scadenza che impatta con il turno elettorale. Noi auspichiamo ecco, che il concessionario Energy Empower sia in, presenti un piano che risponda a quei requisiti e credo che sulla base di quello una concessione che possa essere prorogata per altri vent'anni ecco, dia davvero le prospettive di un, di un futuro. Di una, della possibilità anche di eh, investimenti che creino occupazione, creino lavoro e quindi favoriscano anche una, un aumento della popolazione, della popolazione attiva, arginando appunto il fenomeno che purtroppo eh, interessa quelle aree, che è un fenomeno di spopolamento, a cui fa seguito la riduzione anche dei servizi. Noi oggi chiediamo che la Regione Toscana acceleri, eh, facendosi parte diligente anche nei confronti del gestore, la, la scrittura di questo piano industriale che convochi allo stesso tavolo l'attuale gestore ma anche eh, gli enti locali, i comuni interessati, le imprese del territorio perché chiaramente si tratta di una partita complessa che rappresenta tantissime persone, tanti eh, comuni, che rappresenta l'unica eh, possibilità occupazionale per eh, eh, i comuni eh, coinvolti. Quindi, da questo punto di vista ci dovrà essere appunto un lavoro a più mani. Noi ci auguriamo che si voglia tener conto di questo e che la Regione sia parte dirigente nei prossimi mesi, come non lo è stato negli anni scorsi. E ancora una volta, un grazie a Giorgia Meloni e al Governo italiano. Da novembre ad oggi i sindaci, il concessionario Enel Green Power e tutte le imprese, i consorsi di impresa interessati in quel territorio. Non sono mai stati coinvolti in un tavolo tecnico per capire quale fossero le volontà della Regione Toscana e quale fosse l'intenzione del concessionario. Noi abbiamo chiesto a gran voce alla Giunta regionale che questo percorso di tavolo di accordi tra Enel Green Power, tra i comuni, tra le imprese, le associazioni di categoria, inizi il suo percorso perché il termine ultimo è il termine del 30 giugno. Però la maggior parte anche di quelle amministrazioni, di quei comuni coinvolti nell'area geotermica andranno al voto l'8 e 9 giugno, quindi dal mese di aprile dalla metà di aprile saranno in procedura di ordinaria amministrazione. Quindi i sindaci soprattutto ci chiedono di velocizzare questo ITER perché nel momento in cui loro entreranno in campagna elettorale, ma soprattutto dal punto di vista amministrativo entreranno in ordinaria amministrazione e non avranno più la possibilità di intervenire eh, diciamo, e dire la loro. Su Quei territori per cui la risorsa geotermica è il petrolio della Toscana. È ovvio che serve ponderazione, serve la capacità di agire in maniera intelligente. Noi abbiamo una legge regionale, alla quale anch'io ho contribuito nella passata legislatura, molto interessante, che è stata da apripista anche a livello nazionale. Come tale è corretto e doveroso che sia. Quello di, che è sempre necessario coinvolgere i livelli locali, le comunità, i sindaci, le amministrazioni. La classificazione di zone idonee e non idonee in ciascun comune consente una. Programmazione dell'utilizzo dell di questa risorsa, ma come tale serve poi fare in modo che si possano valorizzare quelle disponibilità che ovviamente la natura ci ha concesso. Secondo noi andava eh, innanzitutto specificato meglio le caratteristiche tecniche delle centrali che si vogliono costruire perché sono di diversi tipi: ci sono quelle meno impattanti e quelle più impattanti, devono spiegare quante ne vogliono fare, dove vogliono farle. E e soprattutto ehm, capire ehm, perché non vogliono un bando di gara. Ecco, questo io lo vorrei capire, ma non mi è stato spiegato. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.